Ciao, dopo aver approfondito le basi filosofiche del positivismo, beh, adesso è arrivato il momento di affrontare il movimento letterario che praticamente si appoggia, il termine è volutamente improprio, su questo movimento filosofico, cioè il naturalismo francese. Le date che metto qui, 1865-1895, sono, capisci da solo, date convenzionali. Siamo sempre nell'ultimo trentennio, l'ultimo quarantennio del 1800. E vediamo allora in che senso è vero quello che abbiamo detto prima, cioè in che senso il naturalismo è figlio del positivismo. Allora, l'opera narrativa, perché di questo parliamo adesso, no? L'opera narrativa, il romanzo, diventa un laboratorio. Diventa un laboratorio per osservare in maniera fredda e distaccata la realtà, gli uomini, le relazioni fra gli esseri umani, no? E quindi lo scrittore diventa una sorta di scienziato che deve registrare, così come fa lo scienziato, come forse anche tu hai fatto nel laboratorio di fisica e di chimica, devi registrare impassibilmente i fenomeni. Il narratore non interviene. Né si manifesta nel racconto, il punto di vista del narratore, in qualche modo scompare. Si deve limitare ad osservare e a riportare il punto di vista dei suoi personaggi. No, anche su questo cominciamo a intravedere grandi differenze con quello che io ho definito in altre video lezioni il paradigma del romanzo, cioè con i Promessi Sposi. No? Quante volte interviene il narratore per dirci la sua, per commentare ciò che avviene, con a volte dei discorsi più ampi, a volte semplicemente con degli aggettivi. Nel romanzo naturalista questo è assolutamente escluso. No? Domina il canone della impersonalità dell'opera d'arte. Veramente una specie di relazione scientifica, eh? Ne vedremo alcuni brani. Si trasforma, io qua dico un po' irridendo, questo movimento si riduce, eh? Si riduce o si trasforma l'opera d'arte in un documento scientifico. L'opera d'arte è qualcosa di più, che una relazione, scientifica di un determinato evento, anche semplicemente di un dato determinato evento che ovviamente, implica la presenza di uomini. È solo, tra virgolette, solo questo, un documento scientifico. Si sottolinea la dipendenza dell'uomo dalle condizioni ambientali, quindi, aggiungo io, la sua essenziale mancanza di libertà. Questo mi sembra il tratto più interessante, più in qualche modo anche inquietante, no? Che troviamo in questi romanzi. L'uomo è dipendente, è determinato dalle condizioni dell'ambiente in cui nasce e cresce. A Roma, ti faccio un discorso che ti potrà sembrare strano, però a Roma ci sono diversi quartieri, io insegno in un quartiere che è abbastanza vicino a questo famigerato quartiere di San Basilio, in cui appunto spesso si spaccia, anzi, spesso ci sono appunto furti, situazioni di, appunto, di poca mancanza di onestà. Come in buona parte poi di molti altri quartieri, ecco, magari una concentrazione maggiore di là. Allora, la domanda provocatoria che farei io ad un letterato naturalista è: dicevo, ma un ragazzo che nasce e cresce a San Basilio deve diventare per forza uno spacciatore? Secondo il naturalismo, questo è vero. Secondo il naturalismo francese, secondo il positivismo, questa è una legge incontrovertibile, non più o meno incontrovertibile, ma incontrovertibile. Cioè, se il tuo ambiente in cui nasci, in cui cresci è negativo, la tua vita sarà negativa, senza possibilità di alcuna libertà. Noi sappiamo che è profondamente falso questo, no? Sei nato in una situazione disagiata, sei nato in un quartiere, con una criminalità molto diffusa, quindi è evidente che la tua crescita, la tua formazione, il tuo immaginario anche, no? Contempli anche questa possibilità, cioè diventare spacciatore o entrare nella criminalità organizzata. Ma niente esclude evidentemente che tu possa intraprendere altre strade, anche se il contesto magari familiare, è proprio quello negativo legato a quel contesto sociale, storico.
La libertà umana viene schiacciata da queste leggi che i naturalisti individuano nell'agire normale dell'uomo. L'attenzione è puntata non tanto sulla natura quanto sulla società, intesa come meccanismo, attenzione, quindi società come meccanismo di sopraffazione e abbrutimento dei singoli. No, parlavamo nella video lezione legata al positivismo del darwinismo sociale. Sono meccanismi, sono leggi che si individuano all'interno di una società. Ripeto, ciò che viene veramente meno è la libertà dell'uomo di rispondere a queste leggi, no? Ecco, si introduce un rapporto causa-effetto che a mio parere è veramente un po' alterato. Il romanziere naturalista deve affondare il suo bisturi nella società umana, indagandone proprio come uno scienziato le passioni, i comportamenti e risalendo le cause che li determinano. Interessante dal punto di vista sociologico, abbiamo detto, ecco, il romanzo non è altro che una relazione sociologica su un determinato momento di una determinata città. I fenomeni psicologici e sociali sono considerati prodotti dall'attività biologica, fisiologica e psicologica dell'individuo e dei rapporti tra gli individui. Questo mi sembra molto importante, l'ho messo in grassetto proprio per questo. Perché? Perché appunto la psicologia del singolo, il comportamento poi che dalla psicologia deriva, sarebbe determinato, no? Prodotti, qua dice, prodotti dall'attività biologica, fisiologica e psicologica dell'individuo. Questa è una visione dell'uomo che noi ogni tanto troviamo sui giornali, no? È stato individuato il gene della, non so, della gelosia. Ecco, per cui allora il lavoro degli scienziati potrebbe essere quello di andare a modificare magari il gene dell'aggressività per togliere, no, la possibilità di essere degli omicidi, appunto, di operare delle violenze nei confronti del prossimo. Ogni tanto lo troviamo sui giornali, sembra una cosa, sembra appunto una frase, così come l'ho formulata io in questa slide, una frase assolutamente inconcepibile. Poi piano piano, no? Andiamo a scoprire, beh, certo quello è nato lì, certo quello ha subito quel trauma da piccolo, quindi necessariamente deve reagire in questo modo, beh, certo che, ecco, studiando questi, appunto la genetica, no? Studiando, ci ricorderemo che insomma è l'epoca in cui studiando le misure del cervello, ti rimando appunto allo studio di Pareto e di altri personaggi, beh, studiando le misure del cervello, si poteva capire se quell'uomo era in qualche modo predisposto all'aggressività. C'è il Museo di Torino, appunto, presenta un lavoro scientifico fatto a posteriori, nel senso che si sono presi i crani di omicidi o ladri e si sono riscontrate delle analogie. Per cui ovviamente la tentazione successiva, che ovviamente mai nessuno ha fatto, grazie a Dio, è quella di misurare allora i crani, la relazione fra le proporzioni degli occhi, il naso, la fronte, le varie ossa che compongono il cranio, farla sui viventi. E su questo ti segnalo, così tanto per alleggerire un po' la lezione, ti segnalo la visione di un film di Steven Spielberg molto molto bello che è Minority Report con appunto Tom Cruise, che è veramente un film molto molto pensato bene, che lancia esattamente questo messaggio, no? La pre-crime, appunto è la polizia che si occupa dei crimini che ancora non sono stati commessi. Ci sono, è tutta una storia piuttosto complicata, ma ci sono tutti gli indizi perché quell'uomo compia un omicidio, allora lo si ferma prima e lo si mette in carcere per un evento che non ha commesso, per un fatto, per un reato che non ha commesso, no? Ed è quindi una situazione molto, molto, un film che ovviamente ti tiene incollato, perché poi Steven Spielberg è un genio assoluto del cinema. Qui ti tiene incollato lì per anche piuttosto lungo, ma ti tiene incollato lì fino alla fine. Perché? Perché non sai come se questo procedimento è giusto, no? Il rapporto di minoranza. Poi se ti va di vederlo, capirai quello che ti sto dicendo. Però anche in questo caso, appunto, c'è una previsione di reato, una previsione di. Ecco, quando parliamo di previsione di. Ecco, io subito mi metto le mani un po' avanti, ma aspetta, ma. La libertà umana dov'è? Ecco,
Ippolit Ten, che è un altro teorico del positivismo, ci dice in maniera molto chiara che l'individuo è la risultante del concorso di tre fattori, ancora una volta, determinanti: l'ambiente, milieu, il momento storico e la razza d'appartenenza. Ecco, ciò determina le azioni, determina, non condiziona, ma determina le azioni degli uomini. Per cui l'ambiente, il momento storico, il decennio, e poi la razza di appartenenza. Privilegio il romanzo perché solo in tale genere possono essere affrontate le condizioni umane. Il naturalismo è volto principalmente allo studio e alla rappresentazione della realtà umana colta nei suoi aspetti più concreti. I protagonisti infatti appartengono alle classi subalterne, di dove è più facile, no, vedere questi meccanismi che sono in azione, questi meccanismi, continuo a usare questi termini qua, perché appunto sono più semplici, no? Metti appunto, mescola un carattere sanguigno, diranno alcuni di questi scrittori, un carattere sanguigno con un carattere patologicamente traumatizzato all'inizio, ecco, vediamo, shakeriamo. Come se fossero ovviamente degli elementi chimici e vediamo che cosa succede. Ecco. Anche c'è un certo interesse per queste classi perché ovviamente erano state fino allora forse un po' trascurate dalla letteratura, più o meno, a Renzo e Lucia, non sono certamente dei ricchi, pur essendo i protagonisti del più importante romanzo dell'Ottocento italiano. Leggiamo un unico brano del più importante rappresentante del naturalismo francese che è Émile Zola, no? Poi ti rimando ai fratelli di Goncourt che sono importanti, appunto, però evidentemente troverai sul libro degli approfondimenti. Mi piaceva leggerti la prefazione di Rougon-Macquart che è un ciclo, no? Perché nasce proprio in questo periodo l'idea di creare una serie di romanzi che si occupano dell'illustrazione, della narrazione delle vicende di una famiglia, no? Attraverso le generazioni. Però la prefazione ci interessa senza entrare nel dettaglio del romanzo. Interessante, complesso. Voglio spiegare come una famiglia, un piccolo gruppo di esseri, si comporti in una società, sviluppandosi per dare vita a 10 a 20 individui che appaiono al primo colpo d'occhio profondamente dissimili, ma che l'analisi dimostra profondamente legati gli uni agli altri. L'ereditarietà ha le sue leggi, come la gravità. Piccola frasetta, che però mi sembra sotto alcuni aspetti molto molto importante e rilevante, e sotto alcuni aspetti anche un po' agghiacciante. La prima cosa che ci interessa è questo, voglio spiegare come. Ecco, non i perché, l'abbiamo detto nella lezione legata al positivismo, no? Comte rinuncia ai perché profondi dell'esistenza. Per dirtelo in ambito letterario, il sugo della storia, non lo ricavi qua. Il sugo della storia di cui parla Lucia nell'ultimo capitolo dei Promessi Sposi, e in tutti i Promessi Sposi c'è questa lotta tra il bene e il male, eccetera, eccetera. Ti rimando a tutte le video lezioni sui Promessi Sposi. Qua c'è il come, basta. Voglio spiegare, cioè il fatto che uno voglia spiegare, no? Manzoni ci dice che la storia è bella. Bella, cioè eticamente interessante, rilevante, se vuoi appunto formativa. E quindi per questo motivo te la suggerisco. Zola vuole spiegare come una famiglia si è sviluppata, ma sembra che stia parlando appunto delle piante, no? L'ereditarietà ha le sue leggi come la gravità. Appunto, sembrano dissimili questi personaggi, questi 20 componenti della famiglia, ma in realtà sono legati indissolubilmente, no? Profondamente legati gli uni agli altri. No? L'ereditarietà ha le sue leggi come la gravità. Cercherò di trovare e di seguire, risolvendo il doppio problema dei temperamenti e degli ambienti, il filo che conduce matematicamente da un uomo ad un altro uomo. Qua siamo davanti ad un passaggio della letteratura molto importante. Ripeto ancora una volta, qui è uno studio matematico del rapporto fra gli uomini. Ciò che sembra veramente escluso nella finzione letteraria, sì, ma quello che è sottinteso è evidente, è proprio la libertà. Quell'uomo doveva comportarsi così, quella donna doveva reagire in quell'altro modo.
No? Abbiamo visto invece come nei Promessi Sposi, scusa se continuo a insistere su questi paralleli, ma mi sembra importante, beh, a sollecitazioni più o meno analoghe, i personaggi rispondono in maniera differente, perché sono liberi. E qua quando mi parla del filo che conduce matematicamente da un uomo ad un altro uomo, beh, io rimango un po' interdetto, no? Qual è il filo che conduce matematicamente un uomo ad un altro me? Conduce me verso un'altra persona. E quando avrò in pugno tutti i fili, quando terrò tra le mani di tutto un gruppo sociale, farò vedere questo gruppo all'opera come attore di un'epoca storica. Lo creerò mentre agisce nella complessità dei suoi sforzi, analizzerò al contempo la somma della volontà di ciascuno dei suoi membri e la spinta generale dell'insieme. Vedete come sono sempre utilizzati questi termini che sono propriamente scientifici, no? Quindi creerò, analizzerò. Ecco, sono tutti termini di un osservatore, no? Di un osservatore asettico che dal fuori, no? Da fuori del suo laboratorio, no? Osserva quello che sta avvenendo all'interno. Irogoyen Makara, il gruppo, la famiglia che mi propongo di studiare, ha per caratteristica il traboccare degli appetiti, il vasto innalzarsi della nostra epoca che si getta sui piaceri. Studiare, ancora una volta, vuole studiare. Non proporre una storia bella, vuole studiare. Fisiologicamente, l'ultimo periodo molto importante con il quale chiudiamo, fisiologicamente essi sono la lenta successione degli accidenti nervosi e sanguigni di indole che si manifestano in una razza in seguito ad una prima lesione organica e che determinano, a seconda degli ambienti, in ciascuno degli individui di tale razza, i sentimenti, i desideri, le passioni, tutte le manifestazioni umane, naturali, distintive, i cui prodotti prendono i nomi convenzionali di virtù e vizi. Mentre mi sembra un paragrafo estremamente importante, ci parla di fisiologia, no? Per cui c'è una lenta successione di accidenti, di eventi nervosi e sanguigni che si manifestano in una razza, come dire, che sono poi razza appunto umana, in seguito ad una prima lesione organica. Quindi c'è stata una prima lesione organica, fisiologica, che però incide inevitabilmente, e incide forte, nel senso determinano. Questa lesione e questa successione di accidenti determinano, seconda degli ambienti, i sentimenti, i desideri, le passioni e tutte le manifestazioni umane che un tempo prendevano il nome di vizi e virtù. Quindi attenzione ancora una volta, quello che mi sembra veramente mancare, no, in questa analisi è la libertà del singolo. Ecco, visto che mia madre era così, non posso fare altro che essere. Ovviamente io non escludo, io buon senso, non escludo che ci siano dei condizionamenti. Parla di determinazione, lo dice Zola, determinano a seconda degli ambienti i sentimenti, i desideri, le passioni. E quando mi si dice determinano, beh, io ovviamente rimango un po' interdetto. La mia libertà no, esiste, c'è ed è condizionata evidentemente da componenti familiari, componenti ambientali, componenti storiche, componenti economiche, certamente, ma sono e resto libero di compiere le mie scelte. Scelte che sono ovviamente libere e responsabili, nel senso che poi ho la responsabilità di quello che faccio. Perché ovviamente in questo discorso che fa Zola manca la libertà, manca ovviamente anche la responsabilità e quindi il merito e la colpa delle mie azioni. Se dovevo comportarmi così per motivi di ereditarietà, beh, che colpa ne ho io, tutto sommato? Quindi siamo davanti a un momento molto importante che lascia tracce di sé nella letteratura e che influenzerà, vedremo in che modo, il verismo, cioè il movimento letterario che fa capo a Verga e a Capuana, che troveremo in Italia proprio in quegli stessi anni. Alla prossima.